Abbiamo ricevuto dei doni. In passato questo alimentatore 12 volt 50 ampere cinese, che secondo me non è un 50 ampere, e più di recente queste splendide batterie al gel da 12 volt 100 ampere che ho immediatamente utilizzato per il mio UPS della durata di diversi giorni per i server. Ora però vorrei un caricabatterie decente. Perché? Perché questo, che poi è lui, non è regolato e quindi tira fuori spesso una tensione troppo alta. Ora io non vorrei rovinare le batterie al gel, per cui mi serve un caricabatterie che esca precisamente a 13,8 volt, non ricordo. Comunque c'è una tensione ben precisa che non va superata, perché queste batterie si possono rovinare. Tra l'altro una di queste l'ho subito montata sul riscaldatore Vevor, il cui link troverete in descrizione se lo volete prendere. C'è anche uno sconto del 5%, quindi mi raccomando. Fatto sta che queste batterie sono stupende. Questa è caricata con un mantenitore di carica che esce alla perfezione. In questo momento 12,4 volt perché è in uso. Io devo regolare questo a 13,8, però ho scoperto, eccolo qua, che non ci arriva, arriva a 13,2. C'è una vitina di regolazione per la tensione in uscita, è molto semplice, qua si entra con la 2,20 e su questi c'è il negativo e su questi esce il positivo. Qui si aggiusta. Io riesco a regolarlo al massimo a 13,2. Ora devo cercare di capire se c'è un modo per far sì che questa regolazione lo alzi un pelino di più. Quindi adesso questo alimentatore, che esteticamente sembra ben fatto, lo apriamo e guardiamo un po' come è fatto dentro. Eccolo nella sua meraviglia. Visto così sembra veramente ok, sembra fatto molto bene. A parte questo raddrizzatore storto. Perché è storto? Perché hanno montato questo raddrizzatore storto? Lo scopriremo tra breve. Intanto io avevo già staccato la ventola e svitato un paio di viti. Ora svito quelle da questo lato che reggono il dissipatore e i diodi e i transistor, quello che sono. Dopodiché cerchiamo informazioni su questo trasformatore, su questo alimentatore, e vediamo un po' che cacchio possiamo fare se riusciamo ad alzare questa tensione a quella richiesta, che se non ricordo male è 13,8. L'alimentatore è smontato e io ho cercato online qualche informazione su questo alimentatore, la cui sigla è Innova 600-12, e ho trovato un video di questo splendido canale che parla esattamente di questo trasformatore. È una versione leggermente diversa, ma mostra alcune cose interessanti. Lui nel video fa vedere che molti di questi componenti, almeno nel suo alimentatore, sono componenti di recupero. Quindi questi condensatori si vede che sono schiacciati, e lui infatti poi li smonta e fa vedere che questi componenti sono stati scippati da delle schede e rimontati su queste. Vedete, c'ha dei bozzi, sono i bozzi di dove le pinze hanno preso il componente per estrarlo. E allora ho deciso di indagare sulla mia scheda, che è leggermente differente come forma, e ho notato che questi condensatori sono un po' graffiati, un po' sporchi. Quindi è probabile che anche, vedete i graffi, vedete, ci sono dei piccoli segni, è probabile che anche questi siano componenti di recupero. Non solo, ma a questo punto questo ponte raddrizzatore montato storto, io ci vedo dei leggerissimi graffietti, potrebbe anche lui essere un componente di recupero che hanno scippato da qualche altra scheda e l'hanno montato così perché i piedini non erano abbastanza lunghi per uscire di sotto, e quindi hanno montato
storto. I componenti più piccoli forse non valeva la pena di recuperarli e quindi sono nuovi e si vede che sono tutti nuovi. Molto molto interessante, la Cina ricicla i componenti, questo da un certo punto di vista può anche fare piacere, solo che questi condensatori marca Dongbahoe, sinceramente io non è che mi fidi molto. Vediamo se riesco a raddrizzare il ponte raddrizzatore, essendo un ponte raddrizzatore va raddrizzato, ergo con il saldatore e lo stagno proviamo un po' a vedere. È strana questa situazione perché comunque lui sembra ben fatto. Allora intanto applichiamo dello stagno nuovo perché questo è lo stagno senza piombo che è assolutamente orripilante da vedere, da utilizzare. Ecco qua. Eppure secondo me questo coso lo hanno semplicemente montato storto e basta. Vediamo se con l'uso della brutalità riesco a raddrizzare in qualche modo. Sto cercando di scaldare tutti i pad, ma mi sa che qua devo proprio dissaldarlo. E quindi mano al dissaldatore e dissaldiamo. Pompetta aspirante. No, penso che questo ponte sia nuovo. E adesso vi spiego anche perché. Questo saldatore non ce la fa. Forse l'ho regolato troppo piano. Non vorrei rovinare la scheda. Allora, vediamo se si nota, ma qua i piedini sono stati tutti tagliati in uno stesso senso. Dov'è? Qua. Vedete? Non, forse non si nota, ma ha un taglio. Ecco, sono riuscito a mollare un po'. Quindi secondo me l'hanno semplicemente montato male. Infatti è bastato schiacciarlo ed è tornato dritto. Quindi adesso io lo saldo in posizione corretta. Ecco fatto. Abbiamo raddrizzato il raddrizzatore, che è una cosa che va sempre fatta sui raddrizzatori. Come fa un raddrizzatore a raddrizzare se non viene raddrizzato lui stesso? È importante. E voilà, abbondante palle di stagno. Ora è dritto e quindi è anche più stabile, meccanicamente più stabile. Questi condensatori da 1000 microfarad sono sporchi e in qualche modo graffiati. Secondo me questi sono usati. Questi sono i pad che sono saltati via, questi poi li rimettiamo, i pad termici, e metteremo una pasta più migliore. Vediamo se trovo due condensatori da mettere qua. Purtroppo non ne ho 150, tipo questo no. Questo è, cioè questo è un 150 microfarad a 385 volt. Come fa questo a essere 1000 microfarad 250 volt? Io nutro dubbi. Questo è un 100-400 volt, 100-400 volt, purtroppo non li ho e quindi sono costretto a lasciare quelli che ci sono qua.
Quindi questi due non li sostituisco. Anche perché l'alimentatore può funzionare, cioè lui funziona, si accende, tira fuori la tensione, ho già provato. Per cui seguiremo il comandamento non riparare ciò che non è guasto. Se lui non è guasto, non lo ripariamo. Abbiamo solo raddrizzato questo perché personalmente mi dava fastidio il raddrizzatore che non era raddrizzato. È una cosa senza senso. Tutto sommato sembra fatto bene. Vediamo se questo integrato sembra lui, sembra sano. I transistor e i diodi sembrano a posto. Non so se sono dei MOSFET. 3300 microfarad 16 volt, ci sono 4 condensatori, marca JVCO, sembrerebbe. Il resto sembra legittimo. Quindi ok, adesso volevo studiare la parte di circuito che mi permette di regolare la tensione. Perché io come tensione ho al massimo 13,2. La tensione si regola da questo potenziometro. Io spero che lui abbia, e mi sembra che lui abbia in qualche modo, una resistenza in serie. Quindi variando anche la resistenza in serie, forse riesco a tirare fuori un pelino di più. Fortunatamente lui, Diode Gone Wild, lui ha tirato fuori lo schema elettrico di questo coso. A occhio possiamo fare una cosa, possiamo cercare i pin di questo potenziometro, seguirli e vedere se vanno su una resistenza. Vediamo, giriamo, ecco qua. Allora qua abbiamo 1, 2 e 3 sono il nostro potenziometro, 1 e 2 sono insieme, ce ne fottiamo. Questo ha una pista che cammina, e la pista cammina, tanto carina la pista cammina. Me la sono già persa, ricominciamo. Tanto carina la pista cammina, la pista cretina, la pista cammina. Dove va la pista cretina? La pista cammina, cammina, e arriva in cantina, e arriva qui. Qui arriva il potenziometro. Ora se io giro, vediamo, qua c'è, sembrerebbe una cosa corta, qua ci sono tre cose uguali, giriamolo, vediamo che cosa c'è dall'altro lato. Ah, ecco qua, una cosa corta e tre uguali, e sono tre resistenze, quindi arriva su una di queste, io penso che sia questa qui. Misuriamo, se è veramente questa qui che va qui. Prendiamo il tester di Katzer in modalità fai il suono. La modalità fai il suono si mette dall'apposito tastino. Eccolo qua. Questa è la modalità fai il suono. E a questo punto cerchiamo da qui. Dovrebbe andare qui. E infatti ci va. Come potete ben vedere. Quindi va su questa resistenza, ed è questa resistenza, questa resistenza qua, questa, che noi dobbiamo andare a, probabilmente, a modificare. Questa resistenza è da 1,22 kΩ. Interessante. Vediamo il codice colori. Codice colore di questa resistenza, io purtroppo non ci vedo, voi neanche ci vedete. Spostiamo questo condensatore, ora gli arriva un po' di luce. Eccola qua, marrone, verde, rosso. Sembrerebbe da 1500 ohm, marrone è 1, verde è 5 e il rosso sono due zeri perché il rosso è 2. 1,
marrone, rosso, arancio, giallo, verde. Eh sì, è da 1500 ohm. Chissà se variando questa resistenza io riesco ad ottenere qui una tensione differente, dato che è in serie a esso. E io per alzare la tensione lo devo girare tutto da questo lato. Magari con un cacciavite che non mi casca in terra facendomi bestemmiare l'anima. Per regolare la tensione io devo girarlo, almeno per alzarla al massimo, devo girare questo tutto da questo lato. Il che vuol dire che questo pin deve andare a chiudersi su questo contatto. Quindi è come se io aumentassi al massimo la resistenza, perché tra qui e qui, e no, perché questi due sono uniti assieme, questi sono uniti con questo, quindi con il coso girato cosa misuro? Misuro 0, quindi devo annullare questa resistenza. Quindi cosa dovrei fare in teoria per abbassare ancora? Dovrei diminuire il valore di questa resistenza da 1500 ohm e portarla, che ne so, a 1000 ohm. Vogliamo provare e vedere di nascosto l'effetto che fa? Dissaldiamo la resistenza, quindi mettiamo prima un po' di stagno umano, perché lo stagno senza piombo è un braccio all'interno della cavità rettale. Io lo odio questo stagno senza piombo. Ecco qua. Ora vediamo se riesco a spostare i piedini, perché qualcuno li ha piegati. Ecco fatto. Questo l'ho alzato. Questo qua lo alzo a sua volta. Un'altra dissaldatina. In teoria questa resistenza dovrebbe uscire. Vediamo se riesco a muovere. Beh, sì, questo si muove. E questo. E questo si muove. Quindi con l'uso di pinzette vediamo se riesco a estrarre. Eccola qua, R26 c'è scritto. Ovviamente non avete visto un cazzo. Vedete? R26. E da dove ho estratto questa? E la mettiamo da parte. A questo punto io qua ci schiaffo una resistenza da 1 kilo ohm. E se una volta avrei dovuto cercare per ore, adesso grazie ai cassetti sistemati io posso andare diretto sul cassettino delle resistenze da 1 kilo ohm e prenderne a tonnellate. La prima che mi è capitata sotto mano, verifichiamo che sia del valore corretto. Marrone, nero, rosso dovrebbe essere. E infatti è marrone, nero, rosso, che sembra un arancio, quindi non vorrei che ci sia un errore. Misuriamo la resistenza. Da quant'è questa resistenza? È da 1 kilo ohm, 990 ohm, ci può stare. Quindi ora prendo la resistenza e la ficco in posizione, la ficco al volo, perché per adesso facciamo solo la prova. Ecco qua, gliela metto così al volo.
perché se poi va bene la mettiamo meglio. Ora riesco a fare una cosa senza bestemmiare? Ale, questo è messo, questo pure. Resistenza montata. Schifezze appiccicate. Ora vorrei provarlo al volo, però non mi fido molto senza alette di raffreddamento. Ma siccome io non tirerò corrente, io lo provo al volo così com'è. Quindi lo accenderò qua. Mettiamo la corrente e vediamo un po'. Corrente elettrica, attenzione, 220 volt, con questa si muore. Ricordatevi sempre di verificare che la corrente sia staccata prima di fare queste cose. Ma io vi consiglierei di non fare assolutamente niente di quello che state vedendo qui. Se non siete capaci, se non siete dei tecnici elettronici, bisogna essere tecnici. È importante essere un tecnico. È una cosa estremamente importante essere un tecnico. Ho montato qua, chiudo. Questo lo rimetto alla posizione centrale, magari anche un po' più indietro. E adesso da lontano io accendo. Sto per ficcare la spina. Chicco! La ficco, l'ho messa, LED verde, bene, misuriamo immediatamente, misuriamo la tensione, misuriamo presto. Cosa abbiamo in uscita adesso? 10 volt. Ecco che sto salendo a 13,8. Oh, perfetto. Ora sì che raggiungo i 13,8. Riesco a regolarli precisi. Fantastico. $13,80, ci può bastare, direi. Abbiamo vinto. Spegniamo perché siamo senza letta di raffreddamento. Vittoria, è una grandissima vittoria. Yes, è bastato cambiare una resistenza. Io quasi quasi la lascio così e me ne sbatto, oppure no? Cosa dite, me ne sbatto o non me ne sbatto? Potrei sbattermene. Oppure potrei fare le cose per bene. Sono molto combattuto se fare le cose per bene o sbattermene. Bah, non lo so, ora ci penso. Ora io per diletto andrò avanti a guardarmi i video di Diet Gone Wild su questo alimentatore. Perché sì, perché lui fa delle cose molto belle, ovviamente in inglese. E quindi ve lo consiglio. Vi consiglio di seguirlo perché spiega le cose in modo molto accurato ed è molto divertente. Modifica eseguita. Vedete la resistenza segnata con un puntino rosso? Così poi mi ricordo qual è. Dovessi metterci le mani ancora. Ora mettiamo la pasta termica migliore dell'universo, almeno per quanto mi riguarda. Così almeno per un po' dovremmo essere tranquilli, perché quella che c'era praticamente era una specie di gomma schifosa bianca, forse non era nemmeno silicone. Ora questa poi la spargo per bene.
questa pasta termica. La uso sulla CPU del mio portatile e devo dire che è semplicemente perfetta. Ecco fatto, questo lo richiudiamo. E mo sparpagliamo e mettiamo i pad di silicone che devo ancora pulire. E alla fine, eccolo qui. Possiamo provare a riaccenderlo. Vediamo se scoppia qualcosa. No, non è scoppiato niente. Vediamo la tensione che tira fuori adesso che l'ho richiuso. Sarà sicuramente differente. 1381. Perfetta. Adesso proviamolo sotto carico. Due parole su come si fanno i collegamenti nelle morsettiere. Prima cosa, si spellano i fili della lunghezza giusta. E sottolinea lunghezza giusta. Vi faccio vedere. Perché io molto spesso, per collegare fili a una morsettiera come questa, ho visto fare aborti di questo tipo, e cioè spellare il filo. Questo lo fanno specialmente i principianti, spellare il filo così. Perché poi, quando lo ficcate su una morsettiera, ad esempio questa, che ora aprirò, cosa succede? Succede l'olocausto. Succede che poi tanti collegano i fili in questo modo. Ed è assolutamente sbagliato, perché come vedete il filo è connesso, ma questa parte è tutta scoperta. Questa cosa non va bene. Se la morsettiera è lunga 5 mm, voi dovete spellare 5 mm. Perché? Perché sennò vi escono i fili di fuori, fanno falsi contatti, si collegano assieme, fanno cortocircuiti, si spacca tutto, si brucia tutto. Quindi bisogna spellarli corti, come vedete qua, attorcigliare bene i fili di rame, perché sennò quando lo infilate poi succede questo, e non deve succedere, perché anche lì abbiamo problemi di cortocircuiti. Poi rispettate sempre i colori, rosso positivo, nero negativo, ok? Poi quando andate a collegare, ora qua sto impallando la telecamera, bisogna ficcare il filo bene all'interno e non deve vedersi il rame, vedete? Non deve vedersi nessun rame. Bisogna arrivare a filo con la plastica, in modo che quando poi chiudete il contatto elettrico è perfetto e non c'è possibilità di avere rame che gira e che va a toccare altre parti. Lo rifaccio qui, se ci riesco, senza impallare la telecamera. Infilo, arrivo fin dove c'è la guaina e solo dopo stringo, senza lasciare rame scoperto a vista. Questo è un montaggio fatto bene. Io ho montato questi due. Quindi adesso vediamo e proviamo questo alimentatore sotto carico che cosa fa. Accendiamo. Ecco qua, abbiamo i nostri 13,82 volt, 81. E mo diamogli un carico di un paio di ampere. Lampadina stop da 12 volt della Panda. Allora intanto vediamo che non scoppi nulla. Guardate la tensione, non fa una piega. Wow, questo alimentatore è la fine del mondo. Sto tirando fuori 2 ampere all'incirca da questa lampadinetta a 12 volt. Fantastico,
Non ho idea se è protetto a dei cortocircuiti, ma non ho intenzione di provare. No. Quello che posso provare invece è collegare la batteria e vedere se esso carica e vedere che cosa succede. Quindi negativo, positivo, vediamo un po' la tensione. Wow, non ha fatto una piega. Misuriamo la corrente di carica, mettiamo il tester in modalità 10 A in serie. Quindi ripeto, tester scala 10 A, spinotto su 10 A, lui su 10 A. Vediamo quanta corrente tira fuori per caricare questa batteria. Io qua ho il negativo, è già collegato, il positivo lo collego al negativo del tester, così passa da lui. E ora con il positivo vado a toccare il puntale, vado a toccare il positivo alla batteria, quindi chiudo il circuito, essa va in carica e vediamo cosa succede. Un cacchio, 380 mA, 0,38 A. Perché? Perché la batteria è già abbastanza carica. Molto bene, questo coso funziona. Quindi ho 13,8 precisi. Ah, fantastico, fantastico. Sono contento, questo sarà un buon caricabatterie. Resta solo da fare l'ultima prova, caricare le batterie al gel, vediamo un po', questa forse tirerà un po' più, dopo proviamo anche il discorso corrente in serie, vediamo se riesco a mettere in piedi questo, sì, perfetto, quindi negativo, affanculo, negativo e positivo, vediamo. E non fa una piega, non fa veramente una piega. Ok, proviamo la corrente in serie e vediamo quanto tira per caricare questa, che però è già abbastanza carica. Portata 10 A, connettore su 10 A. E adesso vediamo un po'. Adesso faccio contatto e vediamo. Beh, 1 ampere in calata perché la batteria è carica, 900 mA, 800. Bene, questa batteria è carica. Fantastico. Questa cosa è semplicemente fantastico, non fa una piega. A questo punto lo rimetto a rimetto il tester in tensione e do una bella caricata a questa batteria e direi che siamo a posto. Ed ecco fatto, abbiamo conseguito la vittoria, abbiamo modificato questo alimentatore per tirare fuori 13,8 volt precisi che non si spostano nemmeno a calci, quindi sono molto contento e per festeggiare sintonizzerò una stazione in codice Morse.
con questo bellissimo codice Morse vi ringrazio, ma prima devo ringraziare i donatori. E quindi ringrazio Jovix per avermi regalato questo alimentatore meraviglioso e anche un sacco di altre cose di elettronica che sono sparpagliate qui in giro. Ma ringrazio anche Andrea, il quale mi ha donato queste batterie al gel che provengono dal suo impianto fotovoltaico che sta upgradando a un livello di batterie superiori, per cui queste sono usate ma sono in ottime condizioni e io sono estremamente contento perché adesso qui non ho più il troiaio di batterie che avevo e che ho smontato, ma ho un'unica batteria e devo dire che si sta comportando molto bene, l'ho già provato. E anche il Vevor è molto contento, il riscaldatore Vevor di cui troverete il link in descrizione, perché funziona molto bene, non ho più la batteria auto guasta che usavo prima, ma ho una batteria molto molto buona, decente, veramente ottima, che non fa neanche lei una piega e non perde tensione. Quando lo sparavo al massimo lei arrivava quasi a 10 volt, quella vecchia. Invece esso non fa una piega e funziona molto bene. Infatti lui è contento, me l'ha detto lui che è contento. Grazie ai miei amici che mi hanno donato questi due oggetti e grazie per aver visto il video. Fate like, sottoscrivetevi al canale e fate circolare questi video anche se non servono assolutamente a niente. Spero che vi divertano. Arrivederci. E vai più piano.